benvenuti in un nuovo video sul canale. Oggi siamo a bordo. Mangiamo un tipico dolce qui di Porto che è il pastéis de nata. Ho detto veloce che non so come si dica. Benvenuti nella libreria Lello. Probabilmente è la libreria più bella del mondo e anche i scenografi di Harry Potter se ne sono accorti. Infatti è presente in alcune scene. Adesso scendiamo dalla funivia, dalla parte alta, eravamo sul ponte, scendiamo giù in basso, il biglietto per scendere costa 6 euro, ma giù in fondo c'è il bar ed è compreso dal prezzo un bicchiere libero di assaggio di Porto. Questo è l'assaggio gratuito con la funivia. Cheers! Adesso mi ho presto a mangiare questa porcata a Porto che consiste in un sandwich stracolmo di carne e cosparso di formaggio fuso con una salsina alla birra. Buon appetito! Davide punti per l'amici, adesso vi posa sopra la torre Dos Clérigos, 5 euro da salita. Troviamo davanti alla stazione ferroviaria di Porto. La bellezza di questa stazione è che all'interno ci sono un sacco di piastrelle colorate, bianco e azzurro. Adesso le vediamo. Thank you.
dopo un bel weekend a Porto, comunque tra salite e discese scalini, state certi che tornate a casa con i polpacci di Roberto Carlos. Che vedete alle mie spalle è la chiesa di Ildefonso ed è l'apoteosi delle piastrelle. Dicono che ce ne siano ben 11.000. La città di Porto è il trionfo del baccalà, infatti questa qui è la torta di baccalà con patate e formaggio, assaggiamola, ed è tipico anche il vino Porto. Quindi se volete vivere questa esperienza portoghese venite al Pastel de Bacalhau. Raga, dimenticate tutto, questo qui è l'unico posto dove mangiare i pastéis de nata, è la fabbrica de nata, si chiama, lì dietro. Top! Siamo giunti alla fine anche di questo weekend a Porto, se il video vi è piaciuto ovviamente lasciatemi il vostro pollicione, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!